Noi vorremmo parlarne proprio con il vicepresidente del Forum delle Associazioni Familiari, Roberto Bolzonaro, in collegamento telefonico con noi. Buongiorno e bentrovato. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Roberto. Beh, uno di quegli argomenti, come dicevamo poc'anzi, uno di quegli argomenti di cui si parla pochino ultimamente, no? Si parla pochino, volutamente se ne parla pochino. Lo stavo dicendo io, volutamente, no? Sì, beh, ma è chiaro, perché queste sono cose che devono passare in sordina per non creare allarmismi o quantomeno reazioni. La gente deve prendersi queste decisioni senza saperlo, senza rendersene conto. Questo secondo me è la questione è molto delicata in quanto che ovviamente con questa proposta di legge Cirinna si interviene in maniera molto pesante su quello dello stato giuridico. E quindi ci sono molte cose da dire, da fare e da pensare in merito, e soprattutto a fronte di un testo di legge del genere l'istituto del matrimonio, secondo me, a mio modesto avviso, viene a sparire, cioè perdere completamente il significato. Se tutto è matrimonio, niente è matrimonio, anche se in maniera secondo me falsa e pretestuosa, perché poi il testo è decisamente diverso, viene detto che con questo testo di legge si propone uno istituto giuridico ben distinto dal matrimonio, ma se poi entriamo nel merito è assolutamente equiparato al matrimonio, sia delle coppie omosessuali che le coppie di fatto. A questo punto chi glielo fa fare uno di sposarsi? Cosa gliene frega? Sì. Tutto lì. Sì. Perché poi noi ragioniamo in termini adesso, tra virgolette, me lo permette, confessionali, cioè per noi, tra virgolette, cattolici, la famiglia è la famiglia formata da un uomo, da una donna, i figli, cioè abbiamo un'idea della famiglia, però questo non vuol dire che una legislazione laica ci sia naturalmente e si debbano tener conto anche di diritti, di situazioni diverse magari alla nostra, però no, questo non guardi, vuol dire, ecco, questo non vuol dire fare di tutta un'erba un fascio, come diceva lei prima, e a mandare, esatto. Sì, prego. No, ma comunque guardi, io le voglio esprimere un pensiero assolutamente laico, quindi al di fuori di quella che è una scelta cattolica, perché io che sono cattolico mi sono sposato con un'idea del matrimonio ben precisa, no? Visto anche come sacramento. E questo è un discorso di scelta, ma io voglio fare un discorso assolutamente laico. Il discorso laico è questo. Allora, di fronte alle questioni legate a figli, alla genitorialità, noi dobbiamo essere sicuri di quello che facciamo, perché in questo modo noi stiamo spalancando le porte a situazioni assolutamente innaturali e di sfruttamento anche della donna, leggi utero in affitto, leggi situazioni di procreazione tirata per i capelli, cioè inventata in qualche maniera, no? Ecco, in cui si va ulteriormente a sfruttare la donna, perché teniamoci conto, io quando ho visto certe trascrizioni di matrimoni gay, certe interviste anche rilasciate per i mezzi televisivi, nei mezzi televisivi Rai 1 via discorrendo, intervistavano queste coppie gay con figli, e ma lei i figli come li ha avuti? Ah, ma sa, c'è stata una mia amica che mi ha prestato l'utero, quell'altro che ci ha messo, cioè capiamoci, prestato, si va per dire prestato. Allora, sì, siamo d'accordo su questo, nello snaturare in questa maniera e nello sfruttare le ancora la donna in questa maniera qua. Allora, non è quindi una questione solamente di scelta di tipo cattolico, che so io. No, assolutamente. È anche una concezione del universale, possiamo definirla universale, no? Universale, esattamente. E questo che è importante. Nel testo Cirinna, pur avendo sbandierato, si vuole creare uno strumento giuridico ben distinto dal matrimonio, cosa che nel testo non è così, viene equiparato tutto esattamente al matrimonio, anche le unioni civili tra persone non dello stesso sesso, anche eterosessuali, per dire, proprio nel testo di legge si vede che vengono raccolte tutte anche queste situazioni, ecco, viene equiparato il tutto al matrimonio. A questo punto, dove tutto è matrimonio, se si roba è matrimonio, nulla è matrimonio. Sì. Bolzonaro, scusi, nel testo di Cirinna si prevede anche, con un termine inglese, lo step child adoption, cioè l'adozione del bambino che vive in una coppia dello stesso sesso. Quindi questo è un punto importante da considerare all'interno di questo decreto legge. Sì, adesso lei capisce che le situazioni possono essere
Allora, finché c'è una situazione, diciamo, di normalità, una coppia omosessuale, una persona ha un proprio figlio, ha avuto una relazione con una donna, un'altra persona, che so, e poi si mette insieme con una persona dello stesso sesso, allora il passaggio potrebbe anche essere, diciamo, abbastanza normale e naturale. Però, da come si è visto, i bambini e le coppie eterosessuali vengono messi al mondo nei modi più disparati, tramite fecondazioni eterologhe di tutti i tipi, tramite padre di qua, si rischia di avere dei figli, dei bambini che hanno un padre naturale e un padre giuridico, distinti mm-hmm. tra di loro, mi spiego, certo. Situazioni paradossali, sono all'ordine del giorno poi con tutti questi mix, diciamo, di cose che ne conseguono, questo è un po' il problema. Lei mi capisce, un padre naturale e un padre giuridico, com'è questa storia? E sì, poi sì. Che cosa rischia di succedere a livello europeo con l'approvazione di questo testo? Bah, questo adesso a livello europeo, in Europa sono tutti contenti perché ci sono dei lobby gay che stanno spingendo in tutti i modi, interessarsi in tutte le maniere perché ci siano i matrimoni gay diffusi un po' in tutta la comunità europea, e quindi loro non fanno altro che accettare tranquillamente a livello europeo le cose. Poi bisogna vedere negli ordinamenti dei singoli stati chi recepisce le cose in un modo o in un altro, quindi anche lì c'è tutto da vedere giuridicamente cosa può succedere nelle diverse situazioni. Comunque, io adesso stavo guardando proprio questa legge Cirinna. Io mi auguro che a livello in Parlamento, in aula, questo testo venga decisamente modificato, si intervenga in modo da tirare via quelle storture che comunque sono la base. Le faccio un esempio banalissimo, no? Anche parlando di vita quotidiana. Ecco, c'è un passaggio che dice, nell'assegnazione degli alloggi popolari, la coppia convivente, capiamoci, non solo quella omosessuale ma anche la coppia di fatto, sì, sì. Ha gli stessi diritti di punteggio di graduatoria della coppia sposata. Allora, uno che si prende un impegno pubblico di fronte a tutti, dice, caspita, io mi sono sposato, equivale a uno che non gliene frega niente di queste cose qua. È uno snaturare comunque l'impegno pubblico che uno si è preso nello sposarsi. Ma chi glielo fa fare di sposarsi? Quindi in questa maniera noi snaturiamo completamente quello che è un legame fatto apposta perché le due persone tra di loro si assumono di fronte a tutti delle responsabilità, le responsabilità verso loro stessi e anche verso quelli che saranno poi i figli. Viene... In questa maniera invece questa natura viene questa unione viene snaturata in qualcosa che certo. Va bene finché va bene, dopodiché chi si è visto si è visto, sì, in sostanza. Sì. Per chiudere la nostra conversazione, professor Bolzonaro, sì. Mi viene in mente una cosa. Sì. Di fatto, se noi andiamo ad intercettare o parliamo con le persone per strada, ma anche troviamo sempre, tra virgolette, un'idea diversa da quello che poi è questa idea che sottende invece a decreti come quello che sta passando adesso l'iter parlamentare. Cioè, da una parte c'è una sorta di società civile che ragiona in un modo nel particolare e dopo invece ci ritroviamo nell'agire a livello giuridico in una... Com'è possibile? Cioè, c'è una sorta di schizofrenia. Da un certo punto di vista diciamo come società civile alcune cose, crediamo nonostante tutto in alcuni valori e poi facciamo il contrario. Sì, ma perché questo? Perché non siamo consci che ci sono delle lobby che spingono in maniera diversa. Cioè il nostro buon pensare, no? Ci fa ritenere che comunque la libertà a tutti gli effetti sia una cosa utile, sia una cosa democraticamente importante e da perseguire. La libertà, però non si entra poi nel merito di quelle che possono essere le conseguenze di determinate decisioni, perché determinate decisioni vanno a ledere i diritti poi alla fine di chi effettivamente questi diritti se li è fatti in tutti i modi, in tutte le maniere, di fronte a tutti con l'istituto del matrimonio. Questo è un po' il problema. Poi si fa molta confusione a livello normale di parlare di matrimonio considerando che il matrimonio sia solo una questione cattolica e cristiana. Non è così. Il matrimonio civile, chi va a sposarsi in municipio oggi, non è che lo fa per divertimento, lo fa perché è conscio e consapevole dell'importanza che ha questa unione fatta di fronte a tutta la comunità. E non stiamo facendo un discorso di sacramento del matrimonio, stiamo parlando di matrimonio civile, matrimonio normalissimo. Certo. No, come diciamo mentre, spesso, non è una campagna, tra virgolette, confessionale. Assolutamente no. Assolutamente no. Per chi vuole sposarsi in chiesa,
perché crede in determinate cose, se lo fa, non è un problema suo, il problema è lui vive fino in fondo il sacramento del matrimonio perché ci crede, punto, stop, è finita lì. Chi non crede, chi non ha la fede, chi non gli interessa in queste cose qui, a un certo punto cosa gliene frega di sposarsi, visto che ormai tutto è matrimonio, quindi niente è matrimonio. Sì. Grazie. È un problema. Grazie. Civile laico, assolutamente. Assolutamente, come abbiamo ricordato più volte. Torniamo su perché il tempo è pochissimo, però grazie per essere stato con noi, aver rilanciato questa cosa, perché con Lucio dicevamo proprio anche stamattina, noi dobbiamo come mezzo di comunicazione e di informazione, dobbiamo tenere alto l'attenzione, dare voce su anche quello che sono su questi aspetti. Gli interessi delle famiglie, sappiamo che sono coinvolte le anche associazioni perché familiari, Bolsonaro, e non solo lui, con l'AFI così si battono per alcune questioni, ma devono sentire che alle spalle hanno delle persone che li supportano, Ci deve essere condivisione.